il concetto di integrazione è diventato il concetto chiave del diritto svizzero degli stranieri e del diritto svizzero della cittadinanza. La sua interpretazione è molto variegata nel tempo, cioè all'inizio del XX secolo si parlava di incorporazione e si parlava di dare la cittadinanza a tutti gli stranieri nati in Svizzera. E si è abbandonata questa via, che era piuttosto una via, diciamo così, generosa, e si è arrivato a un concetto un po' diverso, dove l'integrazione comincia, è la prima tappa di un percorso che poi porta alla naturalizzazione e alla cittadinanza. E quindi si è un po' rovesciato il paradigma, se si può dire così. Prima uno deve essere integrato e poi può accedere alla cittadinanza. E il concetto di integrazione nella revisione del 2014 della legge sulla cittadinanza è stato anche rafforzato, perché oggi si parla di integrazione riuscita e la legge definisce 4-5 criteri di questa integrazione. La mia collaborazione con la Fondazione IPSA, devo dire che è la prima volta che ho l'occasione di collaborare, e sono molto lieto di sapere che una fondazione come la Fondazione IPSA, che mi sembra piuttosto specializzata negli ambiti della medicina, biologia, eccetera, eccetera, si occupi anche di temi più diritti umani, più scienze umane,